Il santuario di Sant'Antonio a Polla si prepara per ospitare numerosi eventi, sia religiosi sia culturali, nelle prossime festività natalizie, dal presepe vivente fino ai concerti dell'Epifania e anche una lotteria per aiutare i frati a gestire il convento e la chiesa. Tutti gli appuntamenti sono presentati da Fra Emilio. Anche per il nostro santuario ci sono tante occasioni e opportunità per vivere al meglio questo Santo Natale che ci aspetta. Innanzitutto vi invitiamo alla messa che dà inizio alle festività di Natale alle 11:30, iniziamo con l'ufficio delle letture e poi la celebrazione eucaristica. E poi il 26 dicembre viviamo questa prima esperienza, prima edizione del presepe vivente nel rione di Sant'Antonio, quindi dalle 19 in poi, del giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, è possibile ammirare alcune scene del presepe e poi anche entrare nel vivo della natività del Signore e guardando anche alcune stradine caratteristiche del nostro rione e del nostro paese. Ci sono anche altri appuntamenti culturali come un concerto che vivremo il 4 gennaio alle ore 19 e un gruppo musicale Canticum Cordis diretto da un nostro frate, Fra Francesco Maria Rea, e quindi grazie anche alla musica, alla cultura, potremo entrare ancora di più nel mistero del Natale. Noi frati viviamo di beneficenza, voi lo sapete benissimo, e quindi è possibile anche aiutare le opere di carità del santuario e le opere che sostengono il santuario abbiamo organizzato una estrazione di una lotteria che sarà fatta alla sera del 6 gennaio, quindi la sera dell'Epifania, dopo la processione del bambino Gesù, e quindi è possibile acquistare un biglietto di questa lotteria.